Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal calore di Retro Computing. Oggi, in questa puntata veloce, parleremo di Amiga Hardware Reference Manual. Sì, dunque, una breve premessa. Questo podcast l'ho fatto perché mi ha scritto in email l'utente Last Gundam, che mi ha segnalato appunto questi libri, anzi in verità i libri sono tre. Il link degli Amiga Hardware Reference Manual li trovate linkati nella descrizione di questo file per poterli, diciamo, scaricare. Sono l'equivalente della stampa di Commodore per quello che ebbe a fare, diciamo, l'Apple per quanto riguarda i reference manual per Apple IIe, Apple IIc, Apple IIgs e quant'altro. Quindi di conseguenza sono manuali di riferimento delle macchine. Questo però è Amiga Hardware e si riferisce in relazione a tutta la piattaforma Amiga, quindi Amiga Hardware Reference Manual. Questo bellissimo manuale ce l'andremo a esplorare, 487 pagine in mano, lo guarderemo tutto. Ringrazio l'utente Last Gundam che appunto mi ha segnalato questa splendida pubblicazione, che per chi, diciamo, volesse ricordare, diciamo, tutte le capacità e le, diciamo, i segreti tecnici della piattaforma Amiga, può andare a scaricare questo manuale. Il link lo trova in descrizione di questo file. Gettiamoci subito in questa rapida esplorazione. Ciao, Amiga Hardware Reference Manual. Io non sono proprio un super espertone della piattaforma Amiga, ma questa è obiettivamente Amiga Hardware Reference Manual, l'equivalente di Apple IIe Reference Manual, Apple IIc Reference Manual, Apple IIgs Reference Manual. È stato stampato proprio dalla Commodore Amiga Incorporation, questa è la terza edizione. 487 pagine di un manuale che io l'ho scaricato e questo lo conservo anch'io, pur non conoscendo benissimo la piattaforma Amiga, perché da questo manuale c'è scritto proprio tutto, ma tutto quello che avreste voluto sapere sulla piattaforma Amiga e non avete mai osato chiedere. Ok, non lo guarderemo tutto questo manuale di 487 pagine, ma andremo sostanzialmente a guardare solo l'indice e poi alcuni capitoli specifici. Cosa c'era? Capitolo 1, l'introduzione. Capitolo 2, coprocessori ed hardware. Si entra subito pesi a bomba. Capitolo 3, il campo, diciamo, di gioco hardware del computer, della piattaforma Amiga. Capitolo 4, sprite ed hardware a bomba. Poi capitolo 5, audio hardware. Capitolo 6, blitter hardware. Capitolo 7, system e control hardware. Capitolo 8, l'interfaccia hardware. Poi una serie di appendici A e B sui registri in ordine alfabetico e anche la C. Appendice D, diciamo, mappa della memoria. Appendice E, connettori e interfacce. Appendice F, interfacce e adattatori. Appendice G, la tastiera, interfaccia la tastiera, interfacciarsi con i dischi, diciamo hardware di esempio, di alcuni file, chip pin, allocazione, diciamo, le varie chip pin, l'appendice sulle slot Zorro e il bus dati Zorro. E poi un glossario, una lista di figure. Non lo guarderemo tutto, noi guarderemo praticamente in questa esplorazione il capitolo 1 e il capitolo 2 e poi andremo a sbirciare alcune parti per quanto riguarda la prima parte dell'audio, capitolo dell'audio, poi la parte degli sprite, poi il blitter, andiamo a vedere cos'è, è un pezzo niente po' di meno del coprocessore, quindi che sta dentro l'Agnus, e poi ci andremo a guardare praticamente la mappa della memoria. Ok, faremo sempre riferimento all'indice in modo da poter tornare per sapere cosa stiamo facendo. Se volete andare a scaricare questo bellissimo manuale da archive, il link lo trovate in descrizione insieme a altri due manuali sempre della Commodore in relazione ai reference manual su tutta la piattaforma hardware dell'Amiga.
introduzioni, componenti della minica. Ecco, cosa ci diceva? Che diceva che praticamente, ecco, in breve lista di cosa era composta la piattaforma Amiga. Amiga del Motorola 68000, lo stesso Motorola 68000 stava sull'Amiga 1000, l'Amiga 500 e l'Amiga 1200, ormai queste cose le sanno anche Sassi, mentre l'Amiga 3000 c'aveva un 68030. Hanno messo tardi l'Amiga 68030 sull'Amiga 3000, avrebbero potuto metterlo già sull'Amiga 2000 nelle versioni, diciamo, successive, dato che l'Amiga 2000 rimase in produzione, si trovava commercializzato fino al 93 in Italia, data di chiusura della Commodore. Poi c'erano i chip grafici, audio e video, ormai lo sanno anche Sassi, la memoria 256k fino a 2 mega, espandibile fino a 8 mega però utilizzando il bus Zorro, e oltre 1 GB di RAM per quanto riguarda l'Amiga 3000. In realtà andremo a vedere che queste, per quanto riguarda la RAM, ecco, questi erano, diciamo, dati molto ottimistici, perché poi tutta colpa del fast RAM, slow RAM, del chip della DM, della gestione della DMA, che praticamente invece che essere a 24 bit come il contatore di programma era 18, e di conseguenza la RAM c'aveva praticamente dei limiti. Poi che cosa ci hanno composto? Vabbè, di dischi scasi per sull'Amiga 3000 e anche sull'Amiga 2000, porte, audio e quant'altro. E qui si parla un po' di cos'era la piattaforma Amiga, le differenze tra NTSC e PAL, sistema a 32 bit, 12 bit e niente di più. Ecco, arriviamo alle dolenti note. Vari podcast mi sono già lamentato varie volte sul fatto che la bella piattaforma Amiga ebbero alla Commodore sempre il braccino corto a causa appunto del chip della DMA che gestiva la memoria, proprio per il fatto che c'era il microprocessore grafico, il microprocessore sonoro e poi il microprocessore che gestiva praticamente il sistema operativo e i programmi. Alla memoria ci accedevano tutte e tre e c'era quindi un controller che gestiva un po' tutta la situazione. Questo controller, l'indirizzamento era 18 bit invece che praticamente che hai come contatore di programma 24 bit del 68000. Di conseguenza l'Amiga 2000 c'aveva 256k, ma più di 512 non andava. Andate a vedere praticamente il link sulla differenza, il link lo trovate in descrizione, tra fast RAM e slow RAM a causa del chip Agnus A, Release A, chip Agnus Release A jumperato in modo diverso e chip Agnus Release B. Ecco, nell'Amiga 500 c'era 512k espandibile fino a 1 mega, però il Motorola 68000 avrebbe potuto indirizzarne fino a 2 di mega, però in pratica c'era il chip Agnus e più di un mega non c'era verso di metterci. C'era possibile metterci anche fino a, utilizzando fino a 9 mega con, diciamo, schede molto elaborate, ma comunque, diciamo, normalmente gli utenti trovavano sostanzialmente le schedine che le mettevano sotto la pancia del proprio Amiga 500 e più di un mega non andava. Amiga 2000 512k espandibile fino a 1 mega. Ecco, sulla scheda madre era una macchina, allora ci ha detto 80.000 volte high-end, e su una macchina high-end ci mettevano 1 mega, perché non ce ne mettevano già 4 o 5 in modo da arrivare fino a 9 mega utilizzando lo slot Zorro. Amiga 3000, ecco, 1 mega poteva arrivare fino a 1 terabyte, però praticamente fino a 2 mega non andava. Ma l'Amiga 3000, cioè aveva un 68030 che con i suoi 32 bit poteva andare a gestire fino a 512 mega. Il mio il Macintosh Color Classic con 16 MHz aveva anche lui un 68030, già sulla scheda madre c'aveva 8 mega, c'aveva praticamente 4 mega sulla scheda madre e poteva arrivare fino a 10. È un bug nella ROM, se no altrimenti avrebbe indirizzato linearmente fino a 512 MB. Ecco, e questo è il problema del chipset della memoria, e quindi c'è poco da farci. Comunque, se siete interessati a approfondire questo tema, io vi consiglio di andare a scaricare questo bellissimo manuale, che ci troverete un po' tutti i punti di forza, ma anche le magagne della piattaforma Amiga.
che era bellissima quando è stata diciamo progettata, era innovativa quando poi fu introdotta sul mercato, non fu più sviluppata e fu più sviluppata tardi, ebbe a dormire sugli allori quelli della Commodore, che presero a perdere tempo confondendosi con la piattaforma PC, quando invece la piattaforma PC, invece di andarla a produrla interamente, la potevano far produrre da, esempio, produttori taiwanesi, andando a licenziare il marchio brand Commodore. Quindi facevano Commodore PC, però fatti in Taiwan, e invece di trovarsi avere costi di ingegnerizzazione e problemi di vendita e di magazzino, si ritrovavano solamente royalties e quindi ricavi incamerati dall'uso del brand, lasciando tutto il problema della ingegnerizzazione, della vendita, i problemi del magazzino di quant'altro ai taiwanesi, che però avrebbero potuto sfruttare il brand Commodore e focalizzarsi sulla Commodore solo esclusivamente sulla bella piattaforma Amiga, che era indubbiamente più potente, molto più avanti a quello che c'era praticamente nel mondo PC. Poi il mondo PC ebbe praticamente a evolversi rapidamente dopo il 1995 con la morte di Commodore, con schede audio, video per il game e quant'altro, ma prima del 1995 indubbiamente la piattaforma Amiga era avanti a tutti, levava il fumo alle stiacciate. E questo è, diciamo, un bellissimo manuale che io vi consiglio di andare a scaricare. Io non sono espertissimo della piattaforma Amiga, ma indubbiamente ne riconosco, diciamo, la sua bellezza. Comunque, processore, hardware, qui ci trovate un po' tutto, cos'era, cosa non era e quant'altro. Ok, ritorniamo praticamente a rivedere sostanzialmente il nostro indice per rendersi conto. Adesso andiamo a vedere cos'erano praticamente gli sprite, per avere un concettino generale di cos'erano gli sprite. Ecco, cos'erano gli sprite? Gli sprite erano praticamente oggetti grafici che potevano essere mossi nel campo di gioco, quindi nell'area della memoria del computer, che poi veniva rappresentata sul monitor, e potevano essere mossi sia singolarmente che a blocchi, che potevano muoversi praticamente in modo autonomo e permettevano appunto di fare animazioni. E c'erano i chip dedicati alla grafica che facevano un po' tutto questo, sollevando completamente tutto il lavoro praticamente del microprocessore del 68000, che invece si limitava a gestire il software, mentre la grafica la veniva gestita in modo, diciamo, specifico. Andiamo a vedere per quanto riguarda i chip audio a pagina del capitolo, il capitolo pagina 133. Adesso andiamo a vedere rapidamente. Eccoci qui, l'audio, ecco qui c'erano i vari chip audio, il chip audio Paula, che andava praticamente a gestire un po' tutto, e qui ti spiegava cos'era il sonoro. Era una frequenza che veniva emessa per un determinato numero di tempo, con i vari generatori di suono, e qui già proprio si dà proprio tutte le infarinature, il concetto generale, poi si passa direttamente alla digitalizzazione del suono con le forme d'onda e quant'altro. Quindi praticamente giocare con il suono, c'è praticamente tutto quello che volete. Che cos'erano i glitter? Andiamo a vedere subito a botta. Glitter Hardware. Cos'era il Glitter? Sono praticamente due coprocessori della famiglia Amiga, che praticamente gestisce un pezzo che sta dentro l'Amiga Chip, il chip dell'Amiga Chip, che era quello che copiava i rettangoli e gestiva la memoria per quanto riguarda appunto la parte appunto degli sprite e tutta questa cosa. Ora andiamo a vederci praticamente la memoria, mappa della memoria, per avere grosso modo un'occhiatina, ecco, della mappa della memoria. Eccola qua, questa è la mappa della memoria per Amiga 1000, Amiga 500 e Amiga 2000, rimasta immutata. E qui, da qui, a seconda della dimensione della memoria, si definisce appunto fast RAM, slow RAM e quant'altro. Attenzione che però l'Amiga 2000 c'aveva anche praticamente il slot ZOR, e quindi vi accedeva in modo differente. Poi abbiamo qui la mappa della memoria dell'Amiga 3000, infatti abbiamo qui la zona dell'Amiga 3000, che indubbiamente era un po' differente, però diciamo, come si vede, gestito per
bank switching, quindi con slot che ci arrivavano qui, poi si apriva diciamo un mondo di espansione. Comunque quello che ci interessa di più è quello dell'Amiga 1000, Amiga 500 e Amiga 2000, con le varie diciamo locazioni della memoria, alcune aree riservate dove stava il sistema operativo, cosa faceva, lo spazio del suono, lo spazio della RAM, diciamo tutta la RAM, il suono, la grafica e quant'altro, il suono ci accedevano i vari microprocessori, il Paula, l'altro ci andava praticamente il Blitter con l'Agnus che gestiva un po' tutto, il 68000 che gestiva i programmi e il sistema operativo, diciamo era la base, poi c'era il Workbench che era diciamo un po' la zona finestrata del lavoro, non proprio così, ma diciamo che approssimativamente lo possiamo interpretare in questo modo, e sopra ci girava praticamente i vari programmi, poi i vari videogiochi, linguaggi, word processor, database, spreadsheet e quant'altro. Ecco. Questo è indubbiamente un manuale coi fiocchi, bellissimo. Amiga Hardware Reference Manual, io ve lo consiglio, il link per andare a scaricare questa in PDF è reperibile su Archive insieme a altri due file della serie Amiga Reference Manual, li trovate linkate in descrizione, in modo se volete avere e ricordare tutti i manuali di riferimento della piattaforma Amiga, il link lo trovate in descrizione, altrimenti vi può bastare anche questo bellissimo manuale per avere diciamo grosso modo tutto quello che c'è da sapere sulla piattaforma Amiga, come abbiamo visto. Quindi lo spazio per quanto riguarda l'introduzione, i processori, hardware, c'è un po' tutto praticamente. Questo è un bellissimo manuale, è proprio della Commodore, quindi non è nemmeno diciamo di terze parti, questo proviene direttamente dalla stampa di mamma Commodore. Ok, io ringrazio l'utente Last Gundam che mi ha segnalato appunto questa bellissima lettura, con i relativi link che li trovate in descrizione, per questa puntata breve, intensa, ma diciamo è un po' tutto. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.